Eccoci qua, oggi è un giorno di festa, il 1º maggio, festa del lavoro, che sembra veramente una contraddizione in una giornata così particolare dove tutte le famiglie sono a casa, dove bisogna tenere le distanze, dove siamo ancora in fase 1, dove solo dal 4 maggio potremo forse uscire a rivedere qualche stella, sicuramente non tutte. Allora, oggi è una giornata, vi dicevo, particolare. Innanzitutto tanti auguri, buon 1º maggio, e volevo trattare un argomento che è stato accennato ieri, perché ieri è stata archiviata l'inchiesta in Vaticano sulle ossa ritrovate al cimitero teutonico, dove si sperava che fossero le ossa di Emanuela Orlandi, la ragazza sparita nel 1983, e da allora ci sono state tantissime indagini, ci sono stati indagati per omicidio, per occultamento di cadavere, però dal 1983 che noi non abbiamo una verità, una giustizia su questa scomparsa di Emanuela Orlandi. E ieri è stata archiviata da parte del Tribunale Vaticano l'inchiesta che, come dire, aveva portato a un approfondimento su delle ossa ritrovate nel cimitero teutonico, che è un cimitero romano. Era stata scoperchiata una tomba dopo alcune segnalazioni e si sono state fatte delle verifiche per vedere se c'era una corrispondenza tra le ossa ritrovate appunto e quelle di Emanuela Orlandi. Oggi dovrebbe venire tra qualche secondo collegato, eccolo qui, Pietro, col quale volevo, adesso gli ho chiesto, gli ho mandato un invito, Pietro, al quale ho chiesto di partecipare. Pietro, dovresti, aspettate, allora, aspettate un attimo, vediamo qui. Allora, Pietro Orlandi, dovresti accettare l'invito, Pietro. Cliccare sul sì in modo tale che poi ti possiamo anche noi vedere. Pietro Orlandi è il fratello di Manuela, eccoti qua. Ah, sono riuscito. Oh, che bello vederti, Pietro. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, stavo così introducendo questo tema un po', come dire, insolito per il 1º maggio, un po' insolito perché tutti si parla di coronavirus, però la storia di tua sorella va avanti e ieri c'è stata questa notizia che il Tribunale Vaticano ha disposto l'archiviazione lo dicevo prima, delle indagini sul ritrovamento delle ossa dopo alcune segnalazioni sotto una tomba c'è tutta una serie di come dire, di segnali, di simboli, di segni, quindi hanno fatto questo accertamento sulle ossa e hanno deciso e stabilito che nulla hanno a che vedere con la scomparsa di tua sorella Emanuela. Allora, aspetta che intanto metto una fotografia così capiamo tutti di chi stiamo parlando, oltre ovviamente di te, Pietro, che ti ho disturbato stamattina, ti ho telefonato, Per piacere, salvo ti ho Antonio. detto stasera verrai ospite di quarto grado perché faremo un approfondimento su questa vicenda. Noi seguiamo sempre con attenzione ogni evoluzione che riguarda la ricerca di questa ragazza sparita, pensate, nel 1983, il 22-23 giugno del 1983. Sono passati quindi 37 anni quasi e ancora non abbiamo una verità. E c'è una famiglia che vuole la verità, ci sono tanta gente perché poi molte persone ovviamente sostengono, non solo Pietro, le sorelle, la mamma. Insomma, per capire dove è finita questa ragazza che suonava flauto traverso nell'istituto a fianco alla Basilica di Santa Apollinare a Roma. Allora, ieri hanno archiviato. Qual è stata la tua reazione, innanzitutto, Pietro? Guarda, intanto io l'ho saputo perché la mattina mi ha chiamato una giornalista. Io non ne sapevo assolutamente nulla. Era uscito questo bollettino da parte della Santa Sede, che la prima cosa che mi ha colpito è stata la motivazione, dicendo dopo le analisi effettuate si è stabilito che le ossa sono più vecchie di 100 anni. E poi mi domando quali analisi, perché effettivamente le analisi non sono state mai fatte, perché io non considero le analisi di 26 sacchi di ossa in una giornata e mezza fatte a vista. Sono Puoi state avvicinare, scusa Pietro, ti puoi un po' avvicinare, ecco, così magari si sente meglio. Prova. Ecco, Mi sente adesso? adesso ti sentiamo meglio. Tu stavi dicendo, lo dico, che tu, uno, l'hai saputo da una giornalista, due,
hai saputo di questa archiviazione, la cosa che ti ha stupito sono le motivazioni, cioè le motivazioni sono dopo l'analisi sulle ossa, e dicevi, ma l'analisi quale? Perché noi avevamo uno chiesto di partecipare, non c'è stata nessuna analisi. Devi girare lo schermo, probabilmente non ti vediamo più, però intanto ecco, intanto io... E poi tu dici, ma come hanno potuto fare delle analisi solo visive su quanti sacchi di ossa? 26 sacchi di ossa in una giornata e mezzo, le ha fatte il professor Arcudi, che tra l'altro non è antropologo forense ma è un medico legale, e le ha fatte tutte a vista. E i nostri periti hanno quantomeno contestato alcune ossa, una settantina, perché hanno detto questo non è assolutamente possibile. Ti dico la cosa assurda, che lui a un certo punto ha preso un cranio che sembrava ben conservato e a vista ha detto questo non è più recente del 1970. Adesso mi dici a vista come fai, poi parliamo di Arcudi che, se ti ricordi, durante l'analisi delle ossa all'annunziatura apostolica, Arcudi disse che erano ossa recenti, probabilmente femminili, poi all'analisi del carbone 14 sono risultate ossa di 2000 anni fa maschili. Quindi il Vaticano ha accettato questa relazione di Arcudi e noi da luglio chiedevamo queste ossa, queste 70 ossa, si possono analizzare in maniera diversa. La risposta l'abbiamo... Certo. Io continuamente mi sono andato al Tribunale Vaticano da gennaio a presentare un'istanza, tutti i giorni lo facevo, dove aspettavo delle risposte. Dicevo, io ogni giorno presenterò questa istanza firmata dall'avvocato Sgro finché voi non mi darete una risposta. E dopo 10 mesi è arrivata questa archiviazione. E la cosa assurda è che ci dicono... Le ossa sono qua, 70 ossa a disposizione, se volete vi fate le analisi per conto vostro privatamente, e che è una cosa secondo me fuori logica, come se nello Stato italiano si indaga su un omicidio e la procura trova delle ossa in un campo, chiama i parenti e dice ecco le ossa, analizzatevele. Poi, se volete... Senti, ma all'inizio tu alterni dei periodi, Pietro, di ottimismo a dei periodi di pessimismo, dei periodi in cui dici ma mi sembra che il Vaticano stia aperto un dialogo con noi, a dei momenti in cui dici no, il dialogo in realtà non è così. E questo lo immagino perché devi interpretare dei segni, cioè penso che tu debba... Non è una critica, ti sto dicendo, perché poi magari... Spiegaci bene quali sono i rapporti, perché io pensavo che si fosse aperto un dialogo, pensavo che ci fosse una collaborazione. Cioè, la mia speranza è sempre, quando all'inizio mi ricordo che loro comunicarono l'apertura di un'inchiesta, io pensavo fosse una cosa fatta in maniera seria. La cosa assurda di questa storia delle ossa parte proprio dall'inizio, perché noi quando abbiamo segnalato la questione della tomba, ovviamente non facendo riferimento ad una segnalazione anonima, ma segnalazioni di persone reali all'interno del Vaticano, io chiesi di essere convocato per essere ascoltato e verbalizzato. Abbiamo fatto diverse richieste per questo e mi avevano assicurato, sì, non ti preoccupare, ti chiamiamo. E quella persona che si stava dando da fare in quel momento e che mi aveva promesso questo, purtroppo poi è stato licenziato, è stato allontanato pochi mesi fa, l'ex comandante della gendarmeria, che si stava impegnando da quel punto di vista. Io aspettavo una convocazione perché avrei voluto parlare di questa segnalazione, chiedevo un'indagine interna prima di aprire, invece poi improvvisamente è arrivata questa comunicazione, apriamo, va bene, ho detto apriamo, però per come sono andate le cose è stato assurdo, come sono state trovate queste due botole, e le analisi su questi 26 sacchi, se io ti dico che mi sembra una cosa assurda, e questo sta nella relazione di Arcudi. Arcudi dice a un certo punto, stiamo parlando di un cimitero cattolico all'interno dello Stato Vaticano, dopo aver tirato fuori questi 26 sacchi, dice, dopo aver separato le ossa animali da quelle umane, e già la cosa non è normale che all'interno di un ossario, in un cimitero, ci siano ossa di animali e ossa umane, che lui abbia trovato dei grani piccoli, quindi grani di bambini, e a vista dicevano questi sono piccoli, non può essere di Manuela, via. Cioè non viene il dubbio anche al Vaticano a dire cavolo, qua c'è qualcosa che non va in questo ossario, perché un cranio che potrebbe essere del 1970, quindi 50 anni fa, perché sta qua dentro?
cioè deve essere anche un loro interesse cercare di capire e fare le analisi sulle altre ossa, al di là del fatto che possono meno essere di Emanuela. Purtroppo Assolutamente. non c'è stata mai questa volontà e fatti tutto per creare continuamente dei dubbi, perché alla fine creano dei dubbi. Senti, secondo te, cioè, adesso quali sono le mosse che voi farete? Chiederete la riapertura dell'inchiesta? Farete voi a vostro carico queste analisi? Perché quanto costano fare le analisi di questo? Quello è un problema, io credo che costino migliaia e migliaia di euro fare le analisi al carbonio, credo. Adesso naturalmente poi ci sentivamo anche con Giorgio Portera, Portera, figlio che è insomma un genetista importante che ha seguito anche per la famiglia del... Sì. Gambirasio la vicenda, il processo a Massimo Bossetti condannato all'ergastolo per l'omicidio della ragazza. Insomma, Portera è un genetista di tutto rispetto, infatti anche lui è molto Allora, sorpreso. è rimasto sconvolto da come sono Stasera ne stati. parliamo quarto grado. Ma cosa volete fare? Tu ti sei sentito, immagino, con la tua avvocato, l'avvocato Laura Sgro, che segue la famiglia Orlandi. L'inchiesta, diciamo, questa archiviazione riguarda esclusivamente la questione delle ossa del Teutonico. Però noi nelle istanze che abbiamo presentato ci sono di domande e di richieste che abbiamo fatto, a cominciare dalla famosa segnalazione di Viganò rispetto alla prima telefonata fatta la sera stessa della Di scomparsa del... Monsignor Carlo Maria Viganò, che è un signore dissidente rispetto alla nomenclatura del potere curiale, Sì, però diciamo. lui ha fatto una dichiarazione ben precisa, facendo i nomi di persone che quella sera stessa erano venute a conoscenza di questo fatto. Noi, per esempio, abbiamo chiesto al Tribunale Vaticano di accertarsi se effettivamente c'è una trascrizione di quella telefonata di segreteria di Stato, come dicevi, no? Il Cardinal Sandri, le persone che erano presenti in quel momento. Cioè, non c'è stata mai una risposta, e questo stava in questa istanza che io presentavo tutti i giorni. Non c'è stata una risposta nel dire sì, è vero, no, non è vero, no, non ricordiamo, indagheremo. Che Purtroppo, rapporti, io che lo devo dialogo dire. avete avuto col nuovo presidente del Tribunale Vaticano? Il procuratore, l'ex procuratore di Roma, Lui Pignatone. non si occupa di questo caso, lui è il presidente del Tribunale Vaticano, se ne deve occupare la procura. Però io guardo, io ti dico la verità, io penso sempre male, però dove c'è il Pignatone c'è proprio la parola archiviazione che segue Voi a questo. siete, tu hai questa idea perché nel passato, ricordiamo che il procuratore Pignatone archiviò, chiese l'archiviazione quantomeno del procedimento sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, e lì era contrario il suo procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, che fece una, come dire, una lettera infuocata scrivendo tutte le cose che lui avrebbe voluto fare in ulteriori mesi di indagine, trovando consenso solo con i familiari, perché poi Pignatone chiese, ottenne anche in Cassazione, bisogna dirlo, l'archiviazione del procedimento. Io su questo, sul peccato originale, ho raccontato anche perché poi c'è stato tutto il discorso della presunta, diciamo, perché non ha, storicamente non è stata cristallizzata trattativa o rapporti tra la Procura di Roma nella persona di Capaldo, che non ha mai né confermato né smentito quanto ha detto sia Faenza nel per primo, bisogna dargliene atto, nel suo La verità sta in cielo, nel suo film documentario sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Poi io, in peccato originale, in maniera un po' più dettagliata, ho cercato di raccontare questi incontri che ci sarebbero stati tra Pignatone e alcuni monsignori, proprio per arrivare, come dire, a una soluzione, diciamo, una soluzione non di verità, di giustizia, ma una soluzione che chiudesse. Chiedevano alla magistratura italiana un aiuto per imbastire una storia sulla vicenda di Emanuela verosimile che potesse chiudere la storia. Non ti sembra Pietro, una tu cosa? adesso siamo in piena ancora emergenza Covid, quindi tutte le persone, leggevo i commenti di tante persone che ci stanno seguendo e molti dicevano: Pietro, come possiamo starvi vicini? Pietro, ma organizzerete qualcosa nell'anniversario della scomparsa? Guarda, dipende dalla situazione. Io devo dire in questo periodo, anche sui social ho parlato poco della vicenda di Emanuela, ma per una questione di rispetto nei confronti di quelle migliaia di famiglie che hanno perso una persona a causa di questo virus. Quindi portare all'attenzione la vicenda e il dolore di una famiglia
mi sembrava un po' rispettoso nei confronti di tutte le altre famiglie, perché il dramma è enorme. Però ovviamente per conto mio io ho continuato, io continuo a leggere i documenti, a cercare di capire, e naturalmente la cosa non si potrà fermare, perché il mio obiettivo è quello di arrivare alla verità. Io l'altro giorno ho trovato, non so se ti ricordi quella storia del 93 quando andammo in Lussemburgo, perché eravamo certi di andare a prendere Emanuela. E io mi ricordo che comprai un regalino, due pinguini, una poltrona di marmo che si abbracciavano, e non lo trovo più. L'altro giorno proprio li ho ritrovati, ho ritrovato quel regalo che avrei voluto dare a Emanuela. E quello è il mio obiettivo, io quel regalino glielo voglio dare, ovunque lei sia, in qualunque situazione lei si trovi, viva o morta che sia, però il mio Cos'è obiettivo questo regalino? erano due pinguini che si abbracciavano fatti con la polvere di marmo, che trovai il giorno prima di partire per il Lussemburgo. Mi ero fatto già un film mentale dell'incontro, che cosa le avrei detto, che cosa ci saremmo detti. È stato un viaggio pazzesco quello, perché non andavamo in Lussemburgo per capire se Emanuela potesse stare là, andavamo lì per prendere Emanuela, insieme al magistrato, alla dottoressa Rando, al cavaliere, e noi eravamo Capo della convinti. polizia di Roma, certo, Sì, Nicola Cavalieri. è stato il momento più bello della mia vita, quei secondi prima, poi mia madre è stata fatta vedere questa ragazza, e ho visto dal viso di mia madre, ho capito che non era lei, e lì è stato peggio della prima volta, perché in un attimo siamo passati dalla gioia enorme alla tristezza più profonda, e capire che bisognava ricominciare da capo. Però non ci fermeremo mai. Senti, me li fai vedere, me li mostri stasera in collegamento con Quarto Grado, questi due Ah, pinguini che si ok. affacciano? Eh? Sì, va bene, perché ce l'ho già a casa, perché adesso sto in soffitta, perché sta in casa, siamo parecchi, E siamo in beh, otto. quanti figli hai, Pietro? Tu hai una moltitudine, Sei, quattro, tre, eh? sei. Sei figli, pensare, quattro, io stavo Quindi già è difficile in esagerando. casa trovare un angolino silenzioso per fare una diretta. Cosa della libertà? Allora, ti diamo appuntamento a stasera. Un po' sul tardino, perché prima parleremo dell'emergenza Covid, però poi torneremo sulla storia di tua sorella a Quarto Grado. Quindi, se stasera ci mostrerai in diretta questi due pinguini che si abbracciano, è un bel gesto, insomma, è un simbolo di questa tua ricerca che non si ferma mai. Allora, saluta la tua famiglia, saluta anche le tue sorelle e tua mamma da parte mia, eh? E ci vediamo stasera, Pietro. Grazie di questa tua disponibilità. Ciao. Ciao. E va bene, insomma, è andata così anche questa qui, capito? La storia della povera Emanuela Orlandi. Sì, stasera andremo in onda, facciamo una puntata dove ci sono sia le storie gialle di Quarto Grado, abbiamo tre storie che affrontiamo stasera, per un'ora intera, sì, Tommaso, alle 21:25 stasera su Rete 4. Ciao. Ciao Lorusso, ciao Patti, ciao Alessandra, Guglielmo, insomma tutti gli amici che mi seguono, Matteo, Maria, tutti gli amici che mi seguono in questa diretta. Oggi è un giorno di festa, però ci tenevo a ospitare Pietro Orlandi perché stasera appunto ne parleremo in maniera approfondita a Quarto Grado, faremo un'ora intera. Su tre storie, tre gialli, Marco Vannini, Pietro e Emanuele Orlandi, e poi un'altra storia che scoprirete stasera. Quindi daremo immagini, approfondimenti, aspetti inediti su queste vicende, questi gialli irrisolti. E poi ci occuperemo di quello che io chiamo il bastardo, cioè ci occuperemo del Covid-19. Ormai siamo veramente alla stretta finale per vedere se usciremo di nuovo a vedere le stelle, appunto, se potremo passare e chi potrà passare alla fase 2, quali sono le novità sul siero, sul vaccino, sulle analisi, il tampone, insomma tutta la parte di scienza che Quarto Grado ha deciso, ormai sono diversi mesi che ci occupiamo per approfondirci, al di là delle chiacchiere. Quindi stasera Quarto Grado, stasera ci occupiamo di Marco Vannini, ci occupiamo di Emanuele Orlandi, ci occuperemo di Covid-19, di coronavirus per una parte della trasmissione, ma anche i nostri casi. Alessandra Viero è già pronta, Sebastiano Cutugno, Rosa Peruzzi, Siria Magri è la nostra coordinatrice, insomma tutto
tutto lo staff di Quarto Grado starà con voi con affetto. Adesso sono le 12:20, oggi facciamo una puntatina un po' più ridotta, settimana prossima riprenderò le dirette da lunedì, quindi vi auguro un buon fine settimana. Di maturità ne parleremo ancora, sì, no, la maturità ne parleremo martedì, attenzione, martedì parleremo e daremo ancora spazio agli studenti su questa questione della maturità, vorrei sentire anche gli universitari, perché credo che sia giusto parlare di questi problemi, cioè i maturandi che chiedono un cambiamento, la Azzolina ha detto che la maturità avrà dei criteri diversi rispetto ai precedenti anni, però questo non soddisfa una parte di studenti. C'è anche una parte di studenti invece che dice sì, la maturità così va benissimo. Insomma, è un argomento che divide, quindi sì, e credo che sia giusto dare la voce a tutti. Vorrei dare anche la voce agli studenti universitari fuori sede, perché hanno dei problemi a pagare gli affitti. Vorrei parlare ai baristi, agli estetisti, ai tatuatori, a quelli che tosano le toilette dei cani, 15.000 esercizi dei quali nessuno parla, dei marittimi. Ci sono intere categorie professionali, sociali, di quelli che hanno aperto partita IVA dal 2020, che fine faranno, perché non vengono aiutati, perché i ritardi, insomma, i dentisti. Appunto, i dentisti, bravo, anche i dentisti che da lunedì aprono, con quali criteri di sicurezza? Insomma, ci sono, vedete, è facile prendersela con Conte e coi politici, eh? Cioè, io non li voglio difendere, è molto facile, anche perché Conte è responsabile di tutto a questo punto, anche dei suoi 1500 consulenti, che non lui, ma tutta la struttura della politica italiana ha preso per affrontare il Covid-19. 1500 persone, che è un esercito di burocrazia, di consulenti, di pareri, di opinioni. E poi la gente magari è un po' disorientata. Quindi è un bel casino. Chi è che ha detto? Purida. Puridida, un bel casino. Adriana da Napoli, ti saluto anche a te, Cri anche a te, insomma sì, è tutto i camerieri, certo ci sono categorie professionali che sono molto molto trascurate. Allora, adesso io vi auguro un buon primo maggio, il lavoro, mai come oggi la festa del primo maggio sul lavoro dovrebbe far, sì, paga tutto conto, cioè questa cosa che Conte sia responsabile di tutto, io non lo voglio difendere perché non ha certo bisogno di me, né io sono contro Conte. Lui avrà fatto le cose giuste e degli errori, però non è che è sempre responsabile di tutto. Ecco questo. Allora, al di là di questo punto vi stavo salutando, vi auguro una buona giornata. Il lavoro è l'argomento principale di oggi, quindi lo vedrete su tutti i telegiornali. Io ho preferito parlare di Emanuele Orlandi perché ieri c'è stata una notizia molto importante. Ci vediamo stasera con Quarto Grado, poi le dirette su Instagram riprendo lunedì, però attenzione perché qui continuo a mandare video, notizie, ne devo mandare anche un paio oggi importanti, e noi ci vediamo stasera con Quarto Grado e poi lunedì alle 12 con una nuova diretta. Buona giornata.